Saluto a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video che è stato registrato a ottobre del 2020, esattamente a metà ottobre, dove ho utilizzato un Godox V1 e un Godox AD300 Pro come luce principale. Non vi parlerò di questi due flash nel video di oggi, ne ho già parlato abbondantemente nei video precedenti. Per chi li volesse recuperarli, ovviamente vi lascio la scheda qui sopra. Nel video di oggi vi parlerò però di un filtro ND variabile della Freewell che mi è tornato utile in questo shooting. Era in versione prova, non era ancora stato rilasciato, lo stavo testando. Questo filtro è appena uscito qualche mese fa e ve ne parlo nel video di oggi. Allora, interrompiamo un attimo il video, lo riprendiamo subito, però volevo anche parlarvi di questi nuovi filtri della Freewell, che per esattezza nella confezione ne troveremo due, ma adesso ci arriviamo. Innanzitutto, nel video che state guardando utilizzavo ancora una versione di prova, non era ancora la versione definitiva. Ho dato il mio feedback all'azienda, come hanno dato altri fotografi, dopodiché recentemente la Freewell ha rilasciato la versione ufficiale che ho tra le mie mani adesso, ok? Che tra l'altro voglio anche testarla con la D100, ma ne parleremo. Allora, non vi farò il pippone a cosa servono i filtri ND, anche perché nel mio canale trovate un paio di video, potete ovviamente recuperarli nel canale. Il motivo principale per cui io uso i filtri ND nella fotografia è quando utilizzo il flash, in alcuni casi voglio scendere sotto tempo sincro della mia macchina fotografica, ok? Che nel mio caso è un 200esimo, per il tuo potrebbe essere più alto o più basso. Devi guardare il manuale delle istruzioni. Perché voglio scendere sotto il tempo sincro della macchina fotografica? Perché sai benissimo che quando scattiamo fotografie in giornate molto soleggiate e vogliamo tenere l'apertura più ampia del nostro bello obiettivo 1.4 o 1.8, ovviamente entra tantissima luce. Per esporre correttamente o dobbiamo chiudere il diaframma oppure alzare i tempi. Allora, per risolvere questo problema possiamo farlo tranquillamente con un filtro ND. Questi filtri dell'ND che ha rilasciato la Freewell vanno benissimo, anche perché troveremo varie gradazioni. In questo caso abbiamo due filtri, questi vanno da 2 a 5 stop, praticamente si parte da ND4 fino a ND32, che sono di solito quelli che utilizzo di più. Dopo ce n'è anche uno che toglie più stop, dai 6 ai 9 stop, però questi sono per le lunghe esposizioni. Nell'interno della confezione ovviamente troverete manuali, istruzioni, adesivi, il panno per pulire, anche due tappi in metallo calamitati che chiudono il nostro obiettivo. Ovviamente questi filtri sono tantissimo indicati non solo per la fotografia ma anche per il video. Adesso vi faccio vedere invece cosa possono servire i filtri ND se dobbiamo girare un video, ok? La regola degli fps penso che ormai la sappiate tutti, quindi se registriamo a 25 fps dobbiamo mettere un 50esimo, se facciamo 60 fps un 125esimo, ok? Allora, io adesso sto usando, innanzitutto tolgo il filtro perché ho fatto delle prove, un 50 mm con un'apertura di f1.05, tantissima roba, e voglio registrare a 60 fps. Quindi
metto 1,05 l'apertura massima e metto un 125esimo, ok? Ovviamente se adesso io vado a registrare vedremo un'immagine decisamente bianca, ok? Provo a avvicinare, vediamo, ovviamente c'è tutto bianco, ok? Allora in questo caso cosa faccio? Inserisco i filtri ND secondo quello che toglie da 6 a 9 stop, ok? Lo vado a avvitare, lo avvito con un anello adattatore perché io li ho presi da 72 e qui invece serve da 58, però con gli anelli adattatori risolviamo. Allora metto 6 stop, tolgo 6 stop, ovviamente l'apertura rimane sempre al massimo, provo a registrare, vediamo, come vedete è tutto perfettamente a posto, posizione perfetta. Ovviamente posso anche togliere un altro stop, però andiamo su questo un po' troppo. Ok ragazzi, ecco, questa è la regola. Ovviamente se vogliamo registrare a 100 fps, stessa cosa, la regola è sempre la stessa. Rispetto ai modelli precedenti, beh, ovviamente la qualità, almeno rispetto a quelli che possedevo io, hanno un telaio molto bello, robusto, anche design molto bello, e la novità è che quando noi giriamo la ghiera, dove ovviamente ci sono scritti tutti i stop che andremo a modificare, sentiremo proprio il click. Comunque ragazzi, se avete dubbi o perplessità riguardanti questi nuovi filtri, scrivetemelo qui sotto. Comunque noi lo proveremo ancora, anzi questo, sicuramente questo sarà sempre abitato al mio 85 mm quest'estate, e vi porterò sicuramente altri video. Io vi saluto qua, proseguiamo con il video e ci vediamo la prossima settimana.